periodo di vendita nella sua inesauribile produttività. Pertanto non convince una separazione tra idea del diritto e fenomeno giuridico come inteso da Gentile, perché entrambi questi elementi convergono in una posizione del pensiero, dello spirito, ovvero nel porsi del pensiero come diritto. Cesare Sforza propone allora una definizione di filosofia del diritto intesa come presa di coscienza di un tale porsi del pensiero come diritto, del diritto in quanto pensiero, non costretto ed esaurito nella datità fenomenica, nella finitudine dell'oggetto, ma quale nucleo di senso che diventa una continua opera creativa e ermeneutica, di ricerca di corrispondenza tra idea e fenomeno storico, tra legalità e giustizia. In questo senso, afferma Cesare Sforza, la continua e inesauribile attività creatrice dello spirito, di per sé infinita, deve trovare volta per volta la forma che del diritto sopravvive nel mondo fenomenico. Come noto, per Gentile il diritto consiste in una obiettivazione della volontà, anche di già voluto, attinente al passato della volontà, non più in atto. E qui si mostra la distanza forse più acuta dell'attualismo con l'idealismo giuridico di Cesare Sforza, secondo cui il tratto obiettivabile del diritto, il già voluto, che coincide con l'espressione della legalità, non esaurisce l'attività giuridica dello spirito. In una battuta può dirsi che lo spirito della legge non è la legge dello spirito, ovvero la creatività dello spirito che si esplica nel mondo giuridico, anche certo attraverso le forme della legge, non è preceduta però a sua volta dalla legge, che è già data, capace di formalizzare l'attività. Riprendendo alcune riflessioni di Schiller, può dirsi che per quanto riguarda la sua attività giuridica creatrice di norme, lo spirito osserva una legalità senza legge, propria della creazione estetica, ovvero, come dice lo stesso Cesare Sforza, nel suo momento iniziale il processo di creazione giuridica non è preceduto da una norma su cui modellarsi, da assumere come dato, da potersi avvicinare scientificamente. Per le stesse ragioni, ma in una prospettiva ulteriore, per Cesare Sforza l'attuazione del diritto non resta assorbita dalla posizione della norma, se non vuole obliterarsi del diritto il suo momento centrale, quello della giurisprudenza, intesa come attività del giudicare in termini giuridici e dunque secondo giustizia, come già ricordava Platone. Si verifica qui una non coincidenza tra posizione ed attuazione della norma che apre la questione intorno all'interpretazione delle leggi, al rapporto fra legge e sentenza e fra legge e atto giuridico. Per la sua attuazione non è allora sufficiente che lo spirito abbia pensato e voluto il diritto ponendo le norme, ma deve continuare a pensarlo e a volerlo attraverso le sentenze che risolvono i singoli casi concreti attraverso ogni possibile atto giuridico. In questo senso, per Cesare Sforza, lo spirito soffia sempre come spirito individuale. La legge, nella sua generalità e astrattezza, si riferisce a posizioni dello spirito individuale, alle singole condotte, ma, per così dire, non le riguarda da vicino. Questo significa che l'attuazione del diritto non consiste in una automatica applicazione della legge, tanto da potersi sostenere che la decisione giuridica concreta dell'interprete debba qualche volta essere trovata addirittura fuori dalla legge. Certo, l'individuo inteso fuori dalla legge ma mai fuori dalla giustizia. Certo, l'individuo inteso come spirito soggettivo pone in essere le proprie condotte, prende consapevolezza che queste sue condotte rientrano in una possibile definizione astratta, in un tipo, quello proprio stabilito dalla norma. Possono cioè acquistare rilevanza giuridica, e questo perché l'individuo non può intendersi nella sua assolutezza, nessuno spirito individuale è assoluto. La rilevanza giuridica delle condotte individuali riscontra l'essenzialità del momento sociale dell'esistenza soggettiva, all'esterno della quale il diritto resta impensabile. Si mostra così un tratto che appartiene all'idea del diritto, capace di scrivere, chiarire perché e come l'uomo pensa giuridicamente, ossia trae dal proprio pensiero quel particolare criterio di valutazione delle azioni che è il criterio giuridico. In questo senso la filosofia del diritto è chiamata a riflettere sulle condizioni di pensabilità del diritto, che mai si compie come una verità giuridica assoluta, né può limitarsi, come nel caso della scienza giuridica, a dedurre concetti generali dei sistemi del diritto positivo. Per Cesare Sforza è questo il contributo che l'idealismo può fornire alla filosofia del diritto, che quindi riguarda gli atti spirituali nella loro universalità e concretezza. In questo senso, l'idealismo giuridico illumina il momento dell'interpretazione che nell'idea di giustizia trova il principio del diritto, ovvero la ricerca di una qualità relazionale che seleziona ed attua ai contenuti normativi della volontà, definendoli come attualmente autenticamente giuridici, fornendo quello che Cesare Sforza nomina come il criterio
criterio permanente del giudizio. Vengono così a precisarsi i termini di una posizione originale della filosofia del diritto italiana, quella secondo cui l'ideale, anche l'ideale del diritto, ha tante facce quante sono quelle della realtà, e ciascuna di esse è relativa a ciascun momento di questa, relativa cioè a situazioni storiche continuamente diverse. Al contrario di un eterno presente di là dalla storia, il processo di obiettivazione del diritto come imperativo statuale, disegnato e indicato da Gentile, comporta una prospettiva di definitività dell'opera legislatoria, sottraendosi alle esigenze sempre nuove e diverse della realtà sociale, che impongono regolamentazione, quindi una scissione, affermaci se ne sforza, tra diritto norma e diritto vita. Intesa questa espressione non certo come mero fatto biologico, bensì come vivacità non comprimibile dell'esperienza coesistenziale, che rende possibile al diritto della sua storia non come registrazione di semplici mutamenti normativi, ma come comprensione del sempre diverso strutturarsi dell'esperienza giuridica. Quello che Cesare Sforza nomina come il lato soggettivo del diritto, ovvero la centralità del riferimento alla volontà individuale della costituzione di rapporti, non rapporti però con le norme o con l'ordinamento statuale, ma con altre persone, carne e ossa, invoca una giudicità sostanziale, non formale, del rapporto medesimo, che solo così viene a formarsi. In effetti non sussiste la possibilità di un autentico rapporto giuridico se non nella compresenza di due soggetti liberi e indipendenti, inizio e significato dei rispettivi diritti ed obblighi. Così concepito, scrive, il rapporto giuridico è veramente la cellula primitiva e il nucleo irriducibile della realtà sociale, nell'etica, nell'economia, con il rispettivo ma univoco riferimento all'altro, come scopo dell'io oppure come suo mezzo, possono rendere conto della reciprocità implicita ai rapporti sociali, che attraverso l'esigenza di giuridicità configurano gli ambiti del diritto e dell'obbligo. Sono, scrive Cesare Sforza, esclusivamente i rapporti giuridici nei quali l'ego e l'alter si trovano in una situazione di equilibrio e di equivalenza che costituiscono la trama sociale sulla quale si estende poi la complicatissima ordinatura dei rapporti etici, politici e economici. Questa reciprocità propria del rapporto giuridico che implica l'eguaglianza costituisce anche il senso dell'ordinamento, non riuscire a un insieme di norme, ma qualificarlo al suo sociale costituirsi appunto come giuridico. Non si tratta di subire dall'esterno la regola giuridica e le modalità eterone, ma di rivederne il nucleo nella dinamica stessa del rapporto, che si mantiene nella reciprocità dell'io e dell'altro, nel rispetto appunto del principio di uguaglianza e dell'interdipendenza mediata dal diritto. In ogni caso il momento della creazione giuridica risiede nelle esigenze del rapporto interpersonale, non attiene all'esclusiva competenza di un potere più forte, come fattualmente può essere quello di una delle parti che lo costituiscono. Perché il processo della reazione giuridica è tale che non può mai trasformarsi nell'imposizione di norma di una volontà rispetto all'altra. Si tratta dunque di concepire il diritto come una creazione che non può avere qualunque contenuto, non è una vuota forma. In primo luogo non può avere il contenuto contingente di una volontà sovrana, cui non competano obblighi, ma solo contenuti selezionati a partire dalla genesi e dal senso della medesima relazione formata dall'io e dall'altro. Il diritto quindi costituisce il medio in cui due volontà si incontrano, attuando nella concretezza della sua direzione di senso, quel che resta centrale. In Cesare Sforza è il momento attuativo del diritto che, se non coincide con le direzioni volitive di quanti si trovano a costituire il rapporto giuridico, richiede il momento della coattività e prima ancora del giudizio giuridico che ne giustifichi, motivandolo, un intervento altrimenti arbitrario. Si avverte d'altro canto l'insufficienza di una concezione che vede il diritto come continuativa attuazione spontanea dell'equilibrio relazionale tra io e altro. Se così fosse, non sorgerebbe mai tra le norme degli uomini l'esigenza del diritto che sempre, almeno implicitamente, quindi strutturalmente, indica la strada della sua realizzazione anche e soprattutto quando il conflitto si presenta. Per una tale realizzazione resta essenziale la mediazione di un giudizio che non può essere reso né dall'una né dall'altra parte, bensì dal terzo. Il riferimento al terzo è centrale in Hegel, nei suoi interpreti, in Kojève e in Bruno Romano soprattutto, e non viene però nominato esplicitamente da Cesare Sforza, ma è tratteggiato con l'indicare una sostanza spirituale sottoposta al diritto, ma non allo Stato e all'esecutività e all'esclusività della sua legge, che è capace di attuare l'unitarietà dei principi nella molteplicità
di casi concreti attraverso l'applicazione delle norme non passiva, bensì propria di una coscienza creatrice. In questi passaggi, principalmente nel riferimento al terzo, che è anche il terzo giudice, si ritraccia la dialettica tra concezione obiettivistica e subiettivistica operata da Cesare Sforza, laddove le volontà dei soggetti non si oppongono al dato normativo obiettivo, ma lo vivificano anche nella possibilità di un conflitto che chiede di essere superato, grazie proprio e solo all'opera della giurisdizione, capace di spiegare l'unità profonda del diritto oltre la particolarità degli interessi perseguiti dai singoli, una, scrive, unità interiore corrispondente al processo spirituale che dà alle fonti materiali di diritto la possibilità di funzionare. A questo punto della sua riflessione viene chiaro il riferimento di Cesare Sforza al mondo dei fenomeni giuridici, depotenziato invece dal Gentile. Il fenomeno giuridico infatti non consiste nella forma esteriore della norma obiettiva, ovvero nell'obbligo che unidirezionalmente da essa deriva, come un comando, e non ancora nel lato subiettivo in cui il singolo interpreta il suo avere un diritto. Il fenomeno giuridico è la manifestazione costitutiva di un mondo sociale in cui la norma delimita il rapporto, che è giuridico perché genesi reciproca di obblighi e diritti. In ogni fenomeno giuridico così conformato respira lo spirito di un'autorità che non è tale perché coincidente con la forza del più forte, ma che è più forte perché incarna come volontà la ragione stessa del diritto, un mezzo, cioè per la sua liberazione. L'intento di Cesare Sforza quindi non è certo quello di disconoscere la legittimità dell'intervento dello Stato in ogni aspetto della cosiddetta vita sociale, piuttosto si tratta di conseguire un duplice risultato teoretico: da una parte quello di non far coincidere il diritto con le norme emanate dal legislatore statuale e dunque con la sua forza, dall'altra di pervenire al riconoscimento dell'esistenza e della vitalità di realtà sociali non interessate dall'attività normativa dello Stato, ma che esigono comunque una regolamentazione giuridica, espressione di quella armonia non prestabilita e mai definitiva chiamata a reggere i rapporti intersoggettivi. In effetti, per Cesare Sforza, la società umana è un'astrazione che vive solo nella realtà insaudibile degli scopi posti concretamente dalle donne e dagli uomini, che nessun complesso normativo, nessun ordinamento dall'altro potrebbe mai regolamentare senza soffocarne lo spirito innovatore. Una realtà che però nella coscienza soggettiva invoca una struttura giuridica che viene ad istituirsi come autorità da rispettare. Gli scopi che le organizzazioni intersoggettive possono rappresentarsi come meritevoli di tutela giuridica qualificano una declinazione del bene comune non opposta, ma è anche coincidente però con la sua possibile definizione da parte degli organi statuali. Laddove una volontà si impone, sulle altre si profila, parafrasando Cesare Sforza, una città senza diritti, perché in questa evenienza le donne e gli uomini non possono intendersi quali liberi titolari di una volontà propria, ma solo come meri esecutori del potere vigente. Un simile ordine cessa di incarnare l'autorità da rispettare e dilegua quel plus di senso del diritto soggettivo che, come spirito individuale, cerca nell'altro il suo riconoscimento non per concludersi in una stretta autonomia, ma per liberarsi nell'universalità del diritto solo individuale. Un diritto di volta in volta da presentarsi nel tempo dei fenomeni giuridici obiettivi in cui l'atto di quella universalità si mostra. Grazie a voi. Ringraziamo il dottor Bartoli per l'eccellente relazione che effettivamente ha messo in luce tutta una serie di problemi fondamentali della filosofia del diritto, ma che in ultima istanza sono quelli stessi della filosofia. Io credo che una relazione di tale qualità meriti un ampio dibattito e quindi do inizio alla discussione. E anzi, bene, se non c'è, lei grazie innanzitutto per questa piacevole scoperta. Per me è interessante vedere appunto come le due straordinarie opere di Gentile citate all'inizio, la filosofia del diritto e di struttura della società, abbiano poi suscitato
anche in altri pensatori una riflessione così profonda e anche magari una loro applicazione nel più particolareggiata rispetto a quanto magari il Gentile non faccia in quelle stesse ore che sono molto sintetiche. Io volevo più che altro dei chiarimenti proprio su le critiche che Cesarini Sforza muoverebbe a Gentile, e cioè questa idea del potenziamento della norma come del passato dello spirito, cioè interesserebbe capire meglio questo aspetto, provo a spiegarmi. A me sembra che Gentile calchi la mano su questo aspetto astratto della norma, ma allo stesso tempo dica che è necessario che lo spirito debba ritrovarsi in questo astratto, proprio perché altrimenti non riuscirebbe ad essere fedele a quel patto stesso che il diritto costituisce come attività sempre rinnovandosi. Ma appunto il processo abrogativo, appunto, anche la sua complessità è proprio quel modo di andare oltre l'astratto, ma che appunto se non ci fosse l'astratto noi supereremmo in maniera appunto in qualche modo violenta, non saremmo fedeli alla norma stessa che lo spirito riconosce come necessario. Quindi in che senso questa depotenziazione? E poi anche il continuo riferimento ai privati. È vero che la norma è in interiore omine, come dice Gentile, ma questo spostamento non è più un accentrare l'attenzione sull'individuo empirico, e quindi questo in qualche modo avrebbe potuto far rabbrividire Gentile, visto che l'individualità concreta di cui parla Gentile, appunto, come è peraltro noto, assai lontana da quella della individualità del mio ego, ecco. Individualistico, magari due parole su questo, grazie. Sì, io la ringrazio, mi consente di precisare alcuni aspetti della riflessione, ma appunto una riflessione critica che invita Cesare Sforza a compiere nei confronti della filosofia, in questo caso della filosofia del diritto propria di Giovanni Gentile. Intanto la questione dei privati, forse questo è uno dei momenti teoricamente più complessi di Cesare Sforza, che scrive proprio un testo prima delle opere di anche della fede dei fondamenti della filosofia del diritto di Gentile, che è sempre dell'11, e appunto il diritto dei privati. La preoccupazione di Cesare Sforza, che è un filosofo ma è un giurista, è quella di non disconoscere, quindi di non far assorbire il singolo in questo movimento dell'assoluto. Il singolo può anche, certo, sempre inevitabilmente essere inteso come una espressione dello spirito, è spirito incarnato in gli stesso, ma certo è proprio il diritto che ha questa potenza liberativa, e cioè di individuare nell'io, che Cesare Sforza chiama il privato, l'individuo singolo, quindi la sua irriducibile singolarità esistenziale, una singolarità esistenziale che il diritto rileva in maniera preminente, e solo il diritto rileva rispetto ad altre espressioni dello spirito. Ad esempio, è proprio nel caso del giudizio giuridico, il giudizio non è mai un giudizio in massa di Larry Kierkegaard, perché riguarda sempre quel singolo e gli atti che attengono alla sua libertà, altrimenti potremmo chiudere i tribunali, perché non ci sarebbe più la possibilità di individuare, proprio con questo riconoscimento della libertà individuale, l'imputabilità. Ne parla anche Hegel nel paragrafo 100 della filosofia del diritto, quando parla addirittura del diritto alla pena. Il diritto alla pena è il riconoscimento, in fondo, di questa capacità del singolo di non essere avvicinato all'animalità, all'animale. È un titolare infungibile di diritti, ma subito però anche di doveri. Cesare Sforza critica poi, accogliendo molte premesse essenziali dell'attualismo di Gentile, ma ne critica un esito che forse non è presente neanche nelle premesse di Hegel, e forse più vicino a Fichte in questo, che è quello di uno stato comprensivo fino all'assorbimento, uno stato negatore di quella che Kant chiama una insocievole socievolezza,
Questa insocievolezza di la Cesare Sforza ce la vuole garantire, perché altrimenti il singolo sarebbe all'interno di questo percorso che ne annienterebbe la personalità. Lo Stato è un'espressione alta, forse la più alta finora storicamente, che si è manifestata concretamente non solo sul piano politico, ma qui per quel che interessa sul piano giuridico, per la garanzia dei diritti, ma, dice Nietzsche, può essere l'espressione anche del più freddo di tutti i freddi mostri. Lo Stato è la potenza capace di esaltare il diritto dei singoli, ma anche di annientarli. Quindi non si può consegnare così imprudentemente alla forza dello Stato e alla sua attuazione il diritto innato di ogni singolo, quindi che Cesare Sforza chiama in tempi non sospetti i diritti che oggi possiamo chiamare i diritti umani. Quindi questo però non vuol dire non riconoscere l'autorità del diritto. Non è l'autorità dello Stato, l'autorità del diritto proviene, quindi la sua genesi sta, si può rilevare nell'incontro dell'io con l'altro, lo dice certo anche Gentile quando parla dell'ego e dell'alter, ma questa dimensione del diritto è l'unica che può mediare, quindi consentire quella distanza necessaria affinché l'io e l'altro si incontrino anche nel conflitto, ma un conflitto che è un conflitto di senso, non è certo un conflitto fattuale. Il fatto, dice Hegel, esclude. Il diritto invece ha questa come sua essenza spirituale, cioè essere un riconoscimento incondizionato e universale. Nessun altro fenomeno ha questa larghezza e questa precisione. Perché la critica la vorrei già avuto, certo è una gentile, c'è questa attenzione, altrimenti la sua non sarebbe la filosofia dello spirito attuale, ma un volere già voluto che però sempre deve continuare a volersi, e però questo lo sottrae al diritto. Lo pone sì nello Stato, ma lo Stato etico, non nello Stato di diritto, che è qualcosa di diverso e che c'è forse da fidarsi un po' di più dello Stato di diritto rispetto allo Stato etico. E c'è questa possibilità di vedere nel diritto appunto la tutela del singolo, ma sempre nel riconoscimento dell'altro. Non è una, l'ho cercato un po' di accettare, una apologia dell'individualismo, non c'è nulla dell'individualismo qui, perché l'autorità è l'espressione invece di questo momento che fa incontrare l'altro, non solo la possibilità dell'io. Viene sempre in mente l'espressione di Fichte secondo cui il diritto è condizione dell'autocoscienza. Senza il diritto l'io sarebbe consegnato alla fattualità, poi lo vedrà certo più profondamente Hegel, ma questo in Cesare Sforza, secondo questa mia lettura, è più chiaro che in Gentile, che omette l'attenzione con la questione del depotenziamento al dato normativo. Col dato normativo Gentile non si confronta in queste due opere fino in fondo. Cesare Sforza invece lo fa perché è cosciente della sua formazione anche giuridica, è cosciente che il dato normativo può incidere con un formalismo che svuota di contenuti qualitativi ogni possibile norma. È l'esito poi di Hans Ketz. Grazie. Ecco, se non ci sono altri, avrei anch'io qualcosa da aggiungere, perché la relazione mi è sembrata estremamente interessante e significativa. Anzitutto il rapporto con Fichte. Ecco, sicuramente in molti aspetti del pensiero giuridico di Cesarini Sforza, che io conosco da un'oretta circa e probabilmente non ho la possibilità così di interpretare tutti i suoi dettagli, c'è chiaramente una ripresa di alcuni fondamentali temi fichtiani. Io indicherei fondamentalmente due che forse sono sfuggite all'attenzione del dottor Bartolo, che comunque non sono stati presi finora in considerazione. Il primo è l'idea che la categoria giuridica, che è l'oggettivazione di un'idea universale, si fonda in ogni caso su un rapporto soggettivo, cioè io devo riconoscere l'altro affinché l'altro possa riconoscere me. Se non c'è questa univocità del riconoscimento, ecco, secondo Fichte, ci sono ampie trattazioni in questo proposito,
viene meno addirittura la legittimità di quella che è la categoria fondamentale, secondo Hegel, della sfera giuridica, cioè la proprietà. Ecco, questo elemento della proprietà mi sembra non sia stato molto trattato e immerso in questa relazione. Comunque in ogni caso, secondo Fichte, a differenza di Hegel, il diritto alla proprietà è condizionato dal riconoscimento dell'alter ego del suo eguale diritto. Quindi se l'alter ego non ha la possibilità di essere riconosciuto come proprietario, ecco, cade il fondamento stesso della sfera giuridica. Le conseguenze da un punto di vista politico-sociale sono enormi, perché presuppongono che tutti quindi debbano avere una proprietà, e questo contraddice chiaramente alla situazione di fatto anche odierna. Quindi la struttura dell'alter tendum come fondamento della validità della categoria giuridica è tipicamente fichtiana, e mi sembra che Cesarini Sforza, almeno per quanto posso comprendere, esumere dalla relazione del dottor Bartoli, ecco, insista con un'enfasi assai maggiore di Hegel, che invece la critica, ritenendo che il diritto della proprietà si fonda su una immediata oggettivazione dell'idea universale del diritto, che non implica ancora il momento del riconoscimento, che subentra nella seconda sezione, quella del contratto. Quindi la proprietà per Hegel è intangibile, ecco, quindi chiaramente questo giustifica un atteggiamento di estremo più che riconosce il dato di fatto, per cui ci sono persone che hanno e altri che dovrebbero averla, ma che di fatto non hanno. Comunque il diritto procede lo stesso nel suo sviluppo ideale e reale. Il secondo, mi sembra, il secondo punto che mi sembra molto interessante è che nella relazione ho visto citato una frase di Cesarini Sforza in cui si fa riferimento come a un'ultima prospettiva o finalità della categoria giuridica l'istituzione di una repubblica universale. Chiaramente una repubblica universale non è uno Stato che ha una base nello spirito del popolo, che non ha un fondamento nazionale e che così in qualche modo rimane particolare, questo dovrebbe abbracciare l'intera umanità. Ecco, questo concetto che la categoria giuridica si può realizzare solo nella totalità dell'umanità, in un vero Stato, come oggi si direbbe, si trova nel pensiero di Fichte, specialmente nei primi scritti fino al 1801, ecco, e specialmente nel System der Sozialität, in cui appunto c'è questa idea di una comunità umana universale in cui ogni uomo sia riconosciuto soltanto perché ha la sembianza di essere umano. E questo mi sembra un ritorno a quegli ideali cosmopolitici che impregnarono di se stessi il pensiero illuministico, che sono poi entrati in crisi nello stesso pensiero del secondo Fichte, con la nascita e lo sviluppo dello Stato nazionale, delle concezioni appunto nazionalistiche, e che oggi invece vengono ripresi proprio dalle teorie dei diritti dell'uomo. Questo per quanto riguarda Fichte. Per quanto riguarda Gentile, e quindi il problema è più complesso, io do sicuramente ragione alla critica di Cesarini Sforza quando nelle opere prese in considerazione di Gentile manca una teorizzazione dell'attuazione del diritto, cioè come dalla norma universale sia si intesa come espressione del volere voluto o di un'infinitività creatrice irriducibile ad una forma superiore. Queste due prospettive sicuramente manca una teorizzazione di come dalla norma universale si passi alla sentenza del singolo giudice, quali siano le condizioni eccetera, e quindi sembra che questa lacuna deve essere integrata, e quindi si deve, per quello che posso dire non avendo letto i testi, si deve riconoscere alla attività teoretica di Cesarini Sforza un grande merito. Io però vorrei a questo punto fare un piccolo confronto con la soluzione italiana. Hegel non prende in considerazione il problema dell'attuazione della categoria giuridica nella sfera del diritto Stato e in base alle ragioni precise, perché la colloca come nella sezione dell'eticità, cioè come il secondo momento fondamentale della autodifferenziazione della categoria della società civile, che leggendo le trattazioni italiane qui Hegel analizza fino ai minimi termini come dall'idea giuridica si passa alla singola sentenza. Ecco, e però quello che è fondamentale, che mi sembra spesso sia la differenza, è che in Hegel la società civile viene considerata all'interno delle città, delle città, la cui attuazione suprema è quella dello Stato fondato sullo spirito del popolo. Quindi in ultima istanza anche l'operare del giudice nelle situazioni concrete
viene subordinato all'autorità assoluta etica e addirittura religiosa dello Stato. E questo mi sembra non ci sia proprio in Cesarini Sforza, che torna più a concezione di stampo illuministico e fiscitiano. Ci sarebbero tante altre cose da dire, estremamente interessanti. Voglio però difendere su, per due punti la concezione gentiliana, dopo aver ammesso chiaramente che manca questo problema, che non viene trattato a sufficienza. Ecco, il primo è che molti critici dell'attualismo si sono un po' scandalizzati quando hanno trovato espressioni come che il pensiero